tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Siamo rigiunti qui con l'urna di Peppon, o meglio le urne di Peppon. Allora, questa è un'urna abbastanza particolare e pignola, perché qui ci sono, non so se lo sentite, ci sono le 8 squadre classificate come seconde, mentre davanti a me ci sono i fogli delle squadre classificate come prime. Ogni squadra, preso per esempio la Juve, tanto sta qua, stanno Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, bla bla bla, ogni squadra ha 5 foglietti. Cioè, già essere proprio maniacale e pignolo, visto che ci sono due regole, no, principali, e queste regole sono: la prima, che le squadre dello stesso paese non si possono affrontare, e la seconda regola è che le squadre che si sono affrontate nel girone non si possono affrontare, ovvero tipo per esempio Juve, Atletico Madrid, non si possono affrontare. Facciamo un recap dei gironi? Ok, andiamo a vedere un attimo i gironi come sono andati. Allora, anche se lo sapete già, avete letto e riletto, però voglio fare un piccolo recap veloce. Allora, girone A, si sono classificate Paris Saint-Germain e Real Madrid. Paris Saint-Germain imbattuto, con 5 vittorie e un pareggio. Il Real Madrid ha iniziato in salita e poi ha raggiunto la seconda posizione in maniera troppo facile. Girone B, Bayern Monaco e Tottenham. Bayern Monaco ha fatto 6 su 6, 24 gol, e tra questi 24 ce ne stanno 10 di Lewandowski. In questo momento Lewandowski è un cecchino incredibile. E il Tottenham, che non è iniziato troppo bene, però con l'arrivo di Mourinho ha alzato un pochino la cresta e molti giocatori si sono rivitalizzati, come Dele Alli e come Son. Poi girone C, Manchester City e Atalanta, che ha iniziato malissimo il proprio cammino con 3 sconfitte consecutive, poi un pareggio e poi 2 vittorie. Quindi impresa bergamasca, complimenti all'Atalanta, che tutti la vedevano fuori, compreso io, anche se una piccola fiducia gliel'avevo data, se non mi sbaglio, se non l'ho fatto chiedo venia, e a discapito dello Shakhtar, che l'Atalanta è andata sopra al secondo posto di un punto sullo Shakhtar, e noi, per chi si ricorda, non passammo con 12 punti. Va bene. Girone D, Juve e Atletico Madrid. Juve prima e Atletico Madrid seconda, non c'è niente da dire. Quindi entrambe sono meritate, Juve imbattuta con 5 vittorie e un pareggio, quindi va bene così per loro. Girone E, Liverpool e Napoli. Liverpool come primo, Napoli come secondo. Napoli con solo 4 gol subiti, una delle migliori seconde difese, ok? Perché altre squadre hanno subito 4 gol. Poi il Napoli poteva anche arrivare al primo posto, però la partita col Genk è stata abbastanza fatale. Poi andiamo al girone dell'Inter, l'Effe, Barcellona primo e Borussia Dortmund secondo, Inter terzo. Io ho fatto una piccola battuta, non in community su YouTube, però facendo un'analisi realistica, un'analisi oggettiva, l'Inter ha buttato via la qualificazione con la prima partita con lo Slavia Praga, che hanno pareggiato in casa per 1-1, e poi la più fatale, quella contro il Borussia Dortmund, dove hanno perso in rimonta da 2-0, dopo il primo tempo, a 3-2. Una cosa incredibile. Quindi per me è giusta l'uscita, anche se secondo me, andando in Europa League, diventano una delle possibili vincitrici finali, se non la sottovalutano, perché le italiane di solito sottovalutano sempre questa competizione. Poi ci sono girone G e girone H, che di solito in Champions ci stanno sempre gironi molto discussi, perché appunto ci partecipano squadre un po' così e così, ma comunque come primo e come secondo nel girone G sono passate Lipsia e Lione, mentre nel girone H Valencia e Chelsea, incredibilmente Ajax fuori in Europa League. Quindi, fatto questo recap di 3 minuti più o meno, andiamo al sorteggio. Quindi, come funzionerà, come ho intenzione di fare io? Pesco la seconda
vecchie arrivate in classifica, poi in base a chi pescherò io piegherò le squadre che possono affrontare la seconda, ok? Facendo un recap di chi è arrivato primo e secondo, allora, chi è arrivato come primo in classifica? Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, City, Juve, Liverpool, Barcellona, Lipsia e Valencia. Chi è arrivato secondo? Real Madrid, Tottenham, Atalanta, Atletico Madrid, Napoli, Borussia Dortmund, Lione e Chelsea. Attenzione, se la sfiga mi assale durante questo sorteggio, ovvero che le squadre dello stesso paese si affrontano, oppure se alla fine Juventus affronta Atletico Madrid, per esempio, il sorteggio non lo posso rifare, quindi metto le squadre a casaccio, ok? Faccio un piccolo cambio, ok? Bene, un po' un magheggio, però guaio, non siamo l'UEFA, non tengo diciamo strumenti tecnici elettronici, quindi ci arrangiamo. Io ho provato a fare il possibile. Comunque partiamo dopo 6 minuti di registrazione. Pertanto la prima a essere pescata è Tottenham. Eccola qua. Il Tottenham può affrontare PSG, Juventus, Barcellona, Lipsia e Valencia. Fatto il, insomma, incartato il tutto le squadre, e adesso peschiamo la probabile, secondo la mia simulazione, avversaria del Tottenham, che è, vediamo un pochino, secondo la mia simulazione, il Valencia. Quindi su cazza cagà. Adesso, seconda partita dopo Valencia, o meglio dopo Tottenham-Valencia, perché chi si è qualificato come secondo dovrebbe giocare in casa l'andata. Pertanto, seconda partita potrebbe, chi lo sa, secondo la mia urna, è Borussia Dortmund. Leggete? Sì, leggete. Borussia Dortmund che può affrontare PSG, City, Juventus, Liverpool e Valencia. Eccomi qua, ho accartocciato le squadre e adesso mischiamo. Vediamo mo il Borussia Dortmund contro chi giocherà. Potrebbe giocare secondo la mia urna. Borussia Dortmund contro Paris Saint-Germain. Mamma mia, questa è una bella partita. Adesso peschiamo la terza partita, o presunta tale. Ecco qua. Terza partita, il Chelsea, che potrebbe affrontare Bayern Monaco, Juventus, Barcellona e Lipsia. Peschiamo l'avversaria, l'ipotetica tale del Chelsea, vediamo un pochino, balla 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 balla, Barcellona! E ci siamo tolti dalle scatole, per l'Atalanta e per il Napoli, il Barcellona. E vaffanculo, anche se sarebbe stato molto stimolante affrontare il Barcellona di Lionel Messi. Vediamo alla quarta sfida. Vediamo un pochino. Quarta sfida, Napoli! Che come sappiamo ha cambiato allenatore da Ancelotti a Gattuso, che con Ancelotti in Napoli ha subito solo 4 gol, rischiando di arrivare al primo del girone. Comunque il Napoli potremmo affrontare Bayern Monaco, Manchester City e Lipsia, perché Juve è a stessa nazione, Liverpool già l'abbiamo affrontata nel girone. Allora vediamo il Napoli chi potremmo affrontare. Voglio preparare le mani, la mia mano la metto qua nelle parti basse, potete immaginare, mentre la mano sinistra va a pescare. Vediamo un po', adesso mo devo giustamente alzare la mia mano. Napoli contro Lipsia, che culo è Lipsia, un'altra Red Bull, dai, bibite gratis, così andiamo a volare, dai. È andato bene qua, io la vedo nera lunedì, vabbè. Quinta sfida, vediamo un pochino, la. Napoli-Lipsia, Lione, Olympic Lione, eccola qua, che potrebbe affrontare tutte, Bayern Monaco City, Juve e Liverpool, semplice. Eccoci qua, adesso andiamo a vedere chi potrebbe affrontare
l'Olympic Lyon, che non ci voleva niente per arrivare primo nel loro girone, ma comunque Lione contro Manchester City. Lione, Manchester City. Quindi complimenti a Matt, uno degli amministratori del mio gruppo Telegram. Spero di avergli mandato un bel bucio di culo. Vabbè, ultime tre. Mancano Juve, Real Madrid, Atalanta, cioè stanno altre belle squadre, te ancora in gara, calma, calma, non so questo video quanto potrebbe durare, ma calma, ok, calma, vediamo un pochino. Sesta partita, Real Madrid, i Blancos che sembrano essere tornati sulla retta via, vediamo un po', posso affrontare tutte, Bayern Monaco, Juve e Liverpool, tre squadre proprio. Quei contro è, quindi chi capita per l'Atalanta è tosta, ci vuole un altro miracolo per i bergamaschi e per le bergafemmine. Vabbè, ma battuta di merda, lo so, scusatemi, ma mi è venuta dal cuore, scusatemi tanto. Allora, Real Madrid contro, tra Bayern Monaco, Juve e Liverpool, Bayern Monaco! Ma io, ma che sfida sta nascendo? Vabbè. E adesso è giunto il problema che vi ho detto all'inizio. Perché le ultime quattro squadre sono Juve, Liverpool, Atalanta e Atletico Madrid. Liverpool e Atalanta si potrebbero sfidare, ma Juve e Atletico Madrid no. Quindi solito problema del calcio. Quindi non avendo strumenti tecnologici, leviamo una partita di merda, ok? Non so se è un po' un magheggio brutto sto fatto, ok? Però io personalmente affibbierei Chelsea, ascoltate bene, Chelsea, Juventus, è un mio pronostico, Liverpool, Atletico Madrid e Atalanta, Barcellona. Allora, lo so che quest'urna di Peppon è un po' un magheggio incredibile e probabilmente lo scriverò nel titolo. Però, non avendo, ripeto, strumenti tecnologici, ci arrangiamo. Io ho provato a fare quello che per seguire le regole, ma poco posso fare. Comunque, ricapitoliamo le sfide, inclusi i magheggi. Vi faccio un po' più di qua, così leggete pure qua. Allora, faccio un po' più di qua. Chelsea, Juventus, Atalanta, Barcellona, Napoli, Lipsia, Real Madrid, Bayern Monaco, questa è una bella partita, sarebbe Liverpool, Atletico Madrid, Tottenham, Valencia, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e come ultimo Lione, Manchester City. Mo, al di là del fatto del magheggio Juve, Barcellona, Liverpool, Atalanta, Atletico Madrid e Piripicchio e Piripacchio, io penso che le italiane è andata bene, soprattutto per Napoli e Juventus, mentre per l'Atalanta ci vuole un vero e proprio miracolo. E niente, voglio scusate per questo, tra virgolette, fuori onda, che non volevo, ma lo avevo preventivato. E niente, ma io fatemi sapere, secondo voi le italiane chi sfideranno? Ci vediamo domani con il pre-partita Napoli-Parma che uscirà verso o alle 10 o a mezzogiorno, più o meno. Quindi un saluto a tutti, grazie per aver visto questo video. Originariamente sta durando 27 minuti, cioè se lo accorcio molto di più dovete bombardare i miei video di mi piace, ma io non voglio sapere niente. Dovete bombardare il video con il mi piace, condividere il video e soprattutto iscriversi al canale. Attenzione, piccola parentesi, vi ringrazio di enorme cuore per avermi fatto raggiungere i 14.000 iscritti. Sono pochissimi dopo 5 anni, ma sinceramente me ne sbatto. Io mi diverto, voi vi divertite, soprattutto sui miei sfoghi. Forse, io sinceramente come scritto in community preferisco più la vittoria del Napoli che il successo dei numeri su YouTube. Vabbè, voglio forza Napoli sempre, lunedì
farò probabilmente la diretta su YouTube per i sorteggi, che probabilmente la faranno su Sky, non lo so, ma io, Camarone ci accompagna, ciao ciao!